Alla Calasveva, oggi presentazione del libro Vita in Circolo di, appunto, dell'autore che è Emiliano Manfredonia, vicepresidente nazionale ACLI, presente come diciamo al tavolo dei partecipanti al convegno, alla presentazione, anche Don Benito Giorgetta. Don Benito, Vita in Circolo e luoghi dell'anima. Lei ha avuto modo di, diciamo, di leggere il libro e di vedere un po' di quello che impressione ne ha ricavato? Sono un prete che in genere confessa, ma adesso mi devo confessare e quindi devo dire che il libro purtroppo non l'ho potuto leggere perché sono stato incaricato di questa incombenza solo qualche giorno fa. Mi è stato mandato il libro in PDF, ma è un cospicuo tomo di oltre 200 pagine, quindi non ho avuto effettivamente la possibilità di leggerlo. Mi sono documentato soltanto leggendo la prefazione, la postfazione, l'indice e sfogliato qualche pagina. Comunque è un libro molto, molto interessante proprio perché si entra nei vari circoli delle ACLI. Mi sembra che nei 2400 e oltre 19 comuni italiani il numero dei circoli ACLI diffusi su tutto il territorio nazionale è ben superiore, quindi vuol dire che le ACLI hanno un decentramento molto capillare, sono presenti sui territori e quindi sanno interpretare le esigenze e le risorse di ogni territorio. In questo libro, in pratica, l'autore pone in evidenza alcuni racconti così come lui li ha raccolti visitando i vari circoli, perché il circolo è espressione del territorio e il territorio ha un'anima e quest'anima è costituita dal popolo, dalla gente che li abita. Sono raccontati fatti che oggigiorno sono di estrema attualità, che toccano argomenti molto sentiti da tutti noi, dall'emigrazione alle vite, diciamo, un po' sullo sfondo sociale, tristi, insomma, tante belle storie che comunque fanno capire che viviamo un momento abbastanza tribolato. Innanzitutto bisogna sottolineare come non sono racconti e storie inventate, quindi sono fantascientifici o allegorici o comunque inventati, no, sono racconti storici, nel senso che vengono raccontate storie vissute, così come le ha percepite l'interprete o il popolo che li possiede. E questo è un grosso patrimonio che si ha e che spesso viene sottinteso, nel senso che non viene interpretato, non viene più che altro valorizzato. In questa circostanza sono episodi che sono stati fortemente e altamente valorizzati perché raccontati e riprodotti in questo libro e offerti alla considerazione di coloro che approcceranno questo libro. Bene, visto che non l'ha fatto in tempo a leggere, ma comunque vedo che sull'argomento era già comunque molto preparato e quindi vuol dire che avrà modo con più tempo a disposizione di poterlo leggere meglio, però il succo della questione è quello che abbiamo detto. Sicuramente è un libro da non perdere, perché è un libro che racconta verità magari qualche volta anche scomode, però sono verità che viviamo tutti i giorni, vero Don Benito? Sono racconti di vita, sono spaccati di vita, sono espressioni del territorio e sono espressioni così disseminate su tutto il territorio nazionale perché fanno riferimento alle migliaia di circoli che sono presenti, delle ACLI, circoli delle ACLI che sono presenti su tutto il territorio nazionale. Certamente l'impegno sarà quello di leggerlo. È un po' un viaggio nella nostra Italia, fatto però nei circoli ACLI. I circoli ACLI sono delle esperienze di comunità che si trovano in tutto il paese, dalla Sicilia al Trentino, e ognuno con delle caratteristiche diverse, ma con una vocazione unica, quella di far incontrare le persone, di formarle e cercare di portare i valori del lavoro, della democrazia e anche della Chiesa nelle nostre città. Qui in Molise No, allora, ogni regione ha le sue caratteristiche. Qui in Molise stiamo lavorando molto e c'è un gruppo dirigente nuovo che si sta lavorando da diversi anni in modo silenzioso, in modo capace, e stanno veramente arricchendo la nostra comunità, soprattutto rispetto a quelli che sono i nostri servizi, rispetto al mondo della cultura, con una grande attenzione al mondo del lavoro e poi anche nei nostri centri, nei nostri
di nostro. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. Raccoglie, il libro raccoglie delle realtà che toccare con mano sono realtà di tutti i giorni, anche scomode se si vuol dire la verità, però sono cose che vediamo tutti quanti. Ecco, è un libro verità questo. Sì, è un libro che vuole raccontare la vita com'è, non vuole raccontare delle favole, ecco. Quindi raccontiamo anche esperienze di fallimento, no? A volte il fallimento fa parte della nostra vita e anche le altre non da tutte le parti sono riuscite poi a vincere, no? Cioè, in questa società che ci vede sempre vincenti, l'esperienza di un circolo in questa società rischia a volte di fallire, no? Perché c'è l'individualismo, però ecco, raccontiamo anche che ci si può fare, ce la possiamo fare, possiamo creare anche delle piccole cose, ma che creano comunità, che fanno stare insieme le persone, che le fanno decidere insieme, costruire qualcosa di positivo non per sé ma per gli altri. Si può intravedere anche attraverso queste storie una luce in fondo al tunnel? Sì, anche se questo periodo è stato molto duro perché il lockdown e anche tutte le normative ci sono oggi necessarie appunto per non poter insomma di sicurezza hanno impedito ai circoli di ritrovarsi, hanno impedito semplicemente anche di giocare a carte, no? Ma adesso insomma, vediamo un po' una luce in fondo al tunnel e credo che i nostri luoghi piano piano saranno quelli più ricercati. Abbiamo capito in questo periodo che l'uomo non può stare da solo ma deve stare in comunità. Beh, che è importante internet, è importante trovarsi nei social, ma è ancora più importante trovarsi insieme. Parafrasando il titolo del suo libro, possiamo dire che probabilmente stiamo tornando in circolo tutte le vite in questione. Speriamo di tornare tutti in circolo. Ecco, quando siamo stati privati di una cosa ci siamo resi conto di quanto fosse importante. Signor Mantovani, in bocca al lupo anche per il suo libro e per tutto quello che ne conseguirà. Grazie, grazie a voi. Avvocato Michele Manone, oggi qui alla Calasveva per diciamo presenziare la presentazione di questo libro che è Le vite in circolo di Emiliano Manfredoni, un libro che abbiamo visto racconta storie vere, storie di tutti i giorni, storie anche toccanti, anche scomode, ma comunque storie che ci fanno capire che la vita oggi ha un prezzo diverso da quello che tutti quanti magari pensavamo, o no? Certamente, questo libro dell'autore Emiliano Manfredonia, uomo impegnato da sempre nell'associazionismo e nell'esperienza cattolica, è rappresentato da una serie di racconti di vita vissuta di singoli soggetti, singoli lavoratori, padri di famiglia che frequentano il circolo, ecco da cui deriva il nome Le vite in circolo, i cosiddetti circoli delle associazioni, in modo particolare circoli delle ACLI, di ispirazione decisamente cattolica, nelle quali si parla della vita di tutti i giorni, si parla dei problemi che ogni famiglia purtroppo attraversa. E da questo momento di confronto continuo si riescono a trovare le soluzioni. Non ci dimentichiamo che l'essenza del progresso e dello sviluppo è sempre stato fondato sulla comunità, quindi a partire dal primo esempio di comunità che è la famiglia. Quando la comunità, alla famiglia si aggiungono anche le associazioni, sicuramente si raggiungono degli ottimi risultati. È chiaro che da questo libro viene fuori un grande messaggio, cioè quello che ognuno di noi deve avere una sensibilità particolare per la società e per i problemi sociali che affliggono tutte le famiglie italiane e il nostro paese. Di una parola, di un linguaggio, e questo bianco che ci dà il senso della speranza. Circondato ecco da questi circoli, collegato dai circoli che sono questa grafica circolare multicolore che ci riporta inevitabilmente a quella che per noi sono i pensieri di pace. Ma vado subito allo scorrere degli interventi per questa giornata, per questa presentazione, i nostri ospiti, a voi soprattutto ringrazio le ACLI regionali, tutti quanti voi
che rappresentate, non dico i nomi uno ad uno, ma siete qui e ringrazio. Ringrazio anche gli organi di informazione, la stampa che sostiene queste iniziative, perché noi dobbiamo formare l'informato e possiamo fare correttamente attraverso la legge, che non è soltanto una rete umanitaria, una visione di rete di persone, dobbiamo fare rete. Questo è un invito che viene dal libro e perciò lo trovo, complimenti a Emiliano Manfredonio, perché lo trovo proprio una spinta per la ripartenza che tutti quanti noi stiamo attuando con le nostre forze, reinventandoci e ricreando, soprattutto a partire da quella che è la centralità della persona, come ripete spesso Papa Francesco, senza dimenticarci anche degli scartati, degli emarginati, degli ultimi, che non sono soltanto, quando parliamo agli emarginati pensiamo ai crociati, pensiamo ai migranti, pensiamo a quelle categorie, ma ci sono tante categorie, le categorie dei diversamente abili, le categorie delle persone senza lavoro, di chi è senza lavoro. E qui ben rappresentato c'è cioè l'avvocato Michele Maroni, come diceva l'assessore regionale alle politiche sociali e del lavoro, al quale io do la parola. Poi interverrà anche altre espressioni che sono scritte sul manifesto, e rappresentanza delle ACLI, rappresentanza della regionale delle ACLI, anche l'espressione per il par condicio anche del PD, e infine Don Benito Giorgetto, che non può mancare la voce della Chiesa, perché a 75 anni della Costituzione delle ACLI...